morning when I wake. Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio Musco in vita. È domenica mattina, mi sono svegliato, ho deciso di fare un video per voi. In questo video vi faccio vedere un allenamento gambe, vi faccio vedere un'alternativa allo squat, perché da un po' di tempo che mi sta facendo male l'anca quando faccio gli squat. Mi sono fatto controllare la forma, va tutto benissimo, però quindi per un po' di tempo ho deciso di cambiare il mio allenamento di gambe. Vi darò poi un update di tutto il mio allenamento in generale, come sta andando, e poi andremo a farci un brunch con mia sorella e poi dovrò lavorare. Questo sarà il video di oggi, quindi mi raccomando, sedetevi, rilassatevi, buttateci un like se vi piace il video e iniziamo. E ragazzi, prima di uscire, che sto qua con i pantaloncini corti e fuori fanno 0 gradi, vi parlo un attimo dell'allenamento. Sarà un allenamento sia forza che ipertrofia, quindi le ripetizioni saranno dalle 6 alle 12 ripetizioni. Inizieremo con dei walking lunges che sono veramente ottimi. Passeremo poi a un doublet squat, praticamente uno squat, una variazione dello squat che dovrebbe mettere meno stress sull'anca. E anche voi, se avete dei problemi con lo squat, vi consiglio veramente di seguire questo workout. Poi passiamo ai movimenti di isolamento per i quadricipiti e poi faremo anche i polpacci, alla fine gli addominali. Questo è l'allenamento, iniziamo. E piccola precisazione, fanno 0 gradi e io non ho bevuto un caffè, quindi sto veramente morendo. Ecco qui che scendiamo in palestra. E siamo arrivati in palestra, vi faccio un attimo fare un giretto per farvi vedere tutta la palestra. Mi sembra che è la prima volta. Vedete che bomba. Ed eccoci tornati in palestra. Ragazzi, da quanto tempo non facevo un voice over? Per tutti i nuovi arrivati voglio semplicemente ringraziarvi che state qua. Appena fatto 2 serie di riscaldamento, adesso iniziamo, penso di colpire tra le 6 e le 8 ripetizioni a gambe con un certo peso. Iniziamo. A grande richiesta voglio un attimo parlarvi del mio allenamento, come sta andando questa fase di lean bulk. Da fine agosto ho intrapreso una fase praticamente di massa, però abbastanza lenta, quindi non voglio ingrassare troppo rapidamente, quindi sto facendo tutto piano piano. Essendo questo il mio quasi secondo anno di allenamento fatto bene, ho deciso di cambiare un po' le cose. Ho iniziato con una fase di volume, quindi dove ho accumulato volume per 8 settimane, seguendo un push-pull-leg split, andando in palestra 6 volte a settimana. Sinceramente mi piacevano molto gli allenamenti, mi veniva un bel pump, però ho notato che ho fatto difficoltà ad applicare il sovraccarico progressivo, che come sapete voi è veramente la cosa principale se volete crescere da natural. Quindi queste 8 settimane, è vero, mi sono riempito abbastanza, in palestra mi sentivo bello gonfio, però ogni singola sessione non riuscivo troppo ad aumentare di carico. Allora, ho fatto il secondo set lì, penso di poter andare un pochino più pesante. Ho deciso quindi, dopo queste 8 settimane, di passare a una fase di forza per provare veramente a spingere di più, ad aumentare il carico, che alla fine è quello che veramente mi ha iniziato a far piacere la palestra. Mi piaceva entrare in palestra e sollevare più carico della sessione di prima. Quindi ho diminuito le sessioni della palestra, adesso sto andando in palestra 3 volte a settimana facendo un upper body workout con qualche movimento per le gambe, e poi faccio un allenamento di gambe a sé di sabato o di domenica, che la palestra è abbastanza vuota. Magari se sono uscito il venerdì alleno le gambe il giorno dopo. Tutto questo per farvi capire che io non sono in realtà un bodybuilder, non è che mi interessa avere delle gambe enormi, io voglio stare bene con un fisico bello a V e stare bene in spiaggia mentre ci godiamo la vita. Eccoci qua, appena finita la palestra, ora andiamo a incontrare mia sorella. Allora ragazzi, è arrivato il cibo, passo un attimo via. Io ho digiunato fino adesso, sono 1:40 e abbiamo questi grandissimi piatti, abbastanza una cosa inglese. Abbiamo, Bianca, fai vedere prima il tuo. Una zuppa, tomato pepper con un po' di pane, lì. Ti sei preso anche un smoothie. Sì. Io invece sono andato molto, molto più inglese, del tè, tranquillamente, con un po' di beef bourguignon. Questo un po' di proteine e un po' di patate, un po' di grassi. Poi quando andiamo a casa vi faccio vedere esattamente come faccio a contare questo di chiamare i clienti, ma per ora SD Game ce lo vediamo. Okay. Abbiamo appena finito lì il pranzo da Kingsmith Kitchen, anche questo è proprio sotto casa mia se vi ricordate, che è lassù. Adesso andiamo a farci una passeggiata in giro per Bath, non so, un po' di shopping, così che domani è il compleanno di mia sorella, quindi devo comprare qualcosina. Ehi,
E siamo tornati a casa, ragazzi. Abbiamo fatto un po' di shopping. Ho un sacco di cose da dirvi. Iniziamo subito. Vi avevo detto prima che vi avrei fatto vedere come faccio a tracciare i macronutrienti nel pasto di prima. Come avete visto, ci stava beef bourguignon, quindi un po' di carne con del vino e anche delle patate fatte al gratin, come direbbero i francesi. Cosa faccio? Vado sul mio telefono, apro l'applicazione MyNetDiary, che è l'applicazione che metto ora sullo schermo, che per me, io l'ho scaricata gratuitamente, funziona benissimo e ha un database abbastanza grande. Ovviamente dovrei cercare un piatto che ha sia la carne che le patate, ma molto difficilmente ci sarà. Quindi cosa faccio? Divido il piatto in due. Uno è il gratin di patate, l'altro è il beef bourguignon, e letteralmente cerco dentro beef bourguignon. Mi vengono un tot di entrate. Allora clicco la prima o la seconda entrata, faccio il paragone tra le due entrate, uso un po' di esperienza, quindi questo ovviamente è più facile se lo fate da tanto tempo come me. E secondo me più o meno io avevo già stimato nella mia testa la carne in sé sarebbe stata intorno ai 550 calorie. Quindi vedo qui che corrisponde a 1.5 caps, 552 calorie, 340 grammi, più o meno sarà stato quello. E mi viene qua che hanno già messo un'entrata con grassi a 30 grammi, carboidrati a 16 grammi e proteine a 54 grammi. Spero che riusciate a vedere. Ecco qua. Seleziono quindi questo. Poi faccio la stessa identica cosa e provo a cercare gratin, potato gratin home prepared, ok, 300 grammi, che più o meno quella porzione sarà stata 300 grammi, mi escono 400 calorie, 23 grammi di grassi, 35 grammi di carboidrati e 15 grammi di proteine. Come potete vedere qua. Adesso il totale quindi mi esce intorno alle 950 calorie, 50 grassi, 50 carbo, 70 grammi di proteine. Adesso questo non è esattamente accurato al 100%, infatti io personalmente aggiungerei un po' più di carboidrati, che secondo me erano più o meno 70-75 grammi di carboidrati, le proteine 50-55, quindi farei questo switch. È vero che sono in un lean bulk, per cui devo essere in un surplus calorico, quindi se non sono accurato al 100% in realtà non è che importa tanto. Mi vedrete quando vado e passo alla fase di definizione, che sono attentissimo, includo tutto quello che mangio, l'olio eccetera eccetera. In questa fase può essere che potete mangiare meno fuori, oppure dovete sovrastimare, fate una sovrastima delle calorie che avete consumato, così che comunque nell'arco totale della giornata state di sotto. Un altro mito che voglio sfatare è il fatto che potete assorbire solamente 30 grammi di proteine a pasto. Assolutamente non è vero, potete consumare tutte le proteine che volete in un singolo pasto. Di solito è quello che faccio anch'io, in un pasto consumo 70-80 grammi di proteine e poi il resto le consumo negli altri pasti. Questo è quello che faccio io e che mi risulta più facile nella mia giornata e più conveniente e mi permette di vivere comunque la mia vita. Penso di aver detto tutto. Come avete visto, l'allenamento che ho fatto in realtà non è un allenamento super intenso, soprattutto perché non ci sono gli squat, però è un allenamento molto molto buono se volete costruire la forza nelle gambe, se volete farle crescere un pochino ma non volete veramente avere delle gambozze enormi, perché alla fine io personalmente mi piace più il fisico a V rispetto al fisico a X, quindi non è che vorrei veramente aumentare troppo le gambe. È vero che ho delle gambine un po' chicken legs, come direbbero gli inglesi, però sinceramente io sono abbastanza felice così, quindi quell'allenamento lo faccio come quarto allenamento a settimana, perché in questo momento mi sto allenando 3 volte a settimana con un approccio di forza, quindi sto veramente provando a spingere sempre di più. 3 volte parte del corpo superiore con un po' di deadlifts, quindi alleno anche un po' la parte inferiore, più una sessione il sabato dove faccio gambe. Questo è il mio split attuale. In un prossimo video ve ne parlerò più nel dettaglio, vi farò vedere tutto, vi porterò in palestra, che adesso ho quasi finito tutti i progetti per l'università, quindi posso veramente dedicarmi a portarvi più contenuto. La maglietta che avete visto nell'allenamento è la mia maglietta, lo sapete sempre, se volete supportare il movimento potete trovarla sul sito, mi starebbero arrivando, mi dovrebbero arrivare, non appena mi arrivano le invio a tutti quelli che hanno già fatto l'ordine e vi ringrazio veramente per la pazienza, mi scuso per il ritardo. Detto questo, io penso di aver detto tutto, spero vi sia piaciuto questo vlog, lasciatemi un commento se vi è piaciuto, buttate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ragazzi, se state ancora guardando, io vi voglio ringraziare veramente di cuore perché siete voi che mi guardate fino alla fine, siamo noi che veramente abbiamo una relazione. Detto questo, ci vediamo presto.